Ciao Michele, bentornato a Terra Felix, nelle nostre terre, ultimamente anche per iniziative di valorizzazione del territorio. C'è il segnale che qualcosa comincia a cambiare? Beh, più che un segnale, voglio dire, oramai l'esperienza di Terra Felix, del circolo Geofilos, degli orti, sono la testimonianza di un cambiamento che è in atto. Io lo definirei una sorta di tassello, non il primo tassello, che indicano la strada, il cammino per il cambiamento. E la festa sintetizza questo, la capacità di mettere insieme realtà, culture, proposte, esperienze diverse che possono fungere da proposta generale per un territorio che, accanto ai problemi gravissimi che non dobbiamo mai sottacere, però offre anche delle grandissime opportunità, delle grandissime occasioni di riscatto. Dobbiamo partire dal bello e dal buono per provare a contaminare positivamente quello che invece è brutto e cattivo. Quando nelle nostre terre si parla di difesa del territorio e di legalità, gli esempi che tornano subito alla mente sono quelli del giornalista Giancarlo Siani e del sindaco pescatore Angelo Vassallo, insieme a tanti altri che hanno dato tutto per questi valori. Sì, noi ricordiamo Giancarlo ed Angelo, il secondo è stato mio carissimo amico, per me continua ad essere una presenza quotidiana, perché purtroppo la loro esperienza è finita tragicamente. Fortunatamente però accanto a loro sono maturati, sono cresciute altre esperienze, ci stanno altri amministratori, giovani, meno giovani, ci sta una classe dirigente che ancora fa fatica a diventare dominante in termini di numeri, di presenze, che però è cresciuta e sicuramente deve essere per noi un riferimento costante. Noi, così come è successo con Angelo, noi dobbiamo stare assieme accanto a queste esperienze, dobbiamo in qualche modo aiutarle a crescere, a resistere, a durare contro la solitudine a cui spesso sono condannati, ma nello stesso tempo dobbiamo catturarne la vitalità, dobbiamo coglierne gli aspetti migliori per cercare di trasferirli ad altre esperienze. Questa è la seconda edizione di Festa Ambiente e ci siamo fatti la promessa di ripartire dall'eccellenza del territorio. Da cos'altro dobbiamo ripartire? Beh, questa dell'eccellenza del territorio sicuramente è stata una bella intuizione, la festa è molto cresciuta, è diventata più bella, avete occupato, aperto altri spazi, gli orti sono una cornice importantissima. Io credo che accanto alle eccellenze che in questo momento noi intendiamo più come le eccellenze materiali, le eccellenze della storia, dell'archeologia, le eccellenze anche di un'architettura di qualità, noi dovremmo puntare fortemente anche su, già lo si fa, bisogna forse comunicarlo di più, le eccellenze immateriali, le intelligenze, credo che dovremmo fare un grandissimo sforzo per coinvolgere di più i giovani, perché i giovani si appropriano di queste esperienze e capiscono che queste esperienze offrono anche la possibilità di competere quotidianamente e stare insieme agli altri, senza lasciarsi però sopraffare dalla trasmissione da valori negativi effimeri che poi sul lungo periodo sono perdenti.